Ciao a tutti ragazzi, e come al solito sono Franky ed oggi sono qua per questo nuovo video, questa nuova puntata di lo sapete, alle 14.30 che cosa c'è? C'è Frank News. E in questa puntata parleremo di due news molto più simpatiche, più curiose, che ti prendono. Comunque sia, oggi ho detto molto boss cose, quindi finisce qua il video. Scherzavo. Comunque sia, leggiamo la prima news di oggi, ovvero Steam, account limitati per chi non spende almeno $5. La mafia di Steam, che la dobbiamo mettere subito in chiaro, e ancora una volta, per chi non lo sapesse cos'è Steam, Steam è la piattaforma che utilizzano i giocatori di PC per fare i giochi e per giocarci. Quindi, capito cos'è Steam, dovete capire però un'altra cosa, che voi malaugurati nuovi utenti che si approcciano per la prima volta a Steam e vi volete registrare, che cosa fate? Giusto, vi registrate. Però non è così semplice, perché sì, avete il vostro account, ma no, non è completo, o meglio, non è proprio attivo. Quindi se voi volete ad esempio avere un amico nella lista amici, dovete spendere almeno $5 per un gioco. Adesso, la mia esperienza personale è stata questa: mi prendo Steam, c'erano i free to play, dico perfetto, è un gioco, lo prendo, era gratis, e Steam non te lo calcola. Pensa quanto sono bastardi. Alla fine riuscii a cavarmela, perché acquistai un gioco, ovvero Dead Island, dentro aveva il codice, l'ho messo, preso l'account attivo. Però questa cosa dello spendere il $5 da una parte è giustificata bene, dall'altra secondo me è una grandissima minchiata, perché siamo il caso che c'è un videogiocatore che spende un botto di soldi per il PC. E ok, una domanda te dovresti fare, cioè c'hai soldi per un PC e non per un gioco? Però poniamo il caso di questo, perché non è che i soldi escono dagli alberi, quindi è giusto che se uno spende un botto di soldi per un PC, magari all'inizio non ci vuole spendere i soldi, i free to play esistono proprio per quello, perché non darmi l'occasione di giocare come tutti gli altri, avendo la lista amici, avendo tutto quanto attivo, senza però spendere? Dall'altra però Steam si difende a spada tratta, perché dice: ehi, ma poi c'è la gente che vuole buttare gli account, e quindi c'è la gente che giustamente cosa fa? Crea vari account per svariati motivi, no? Così. E questo è un problema, perché è come se voi, come vi posso dire, vi create una marea di account su Facebook, dovete verificarli, e questa sarebbe la verifica per Steam. Hai capito che malandrini? Quindi chiunque si approccia a Steam deve saperlo: almeno $5, se no non potete campare. Dato che questa serie è sulle news, ma è, insomma, è un mischio fra tutte le cose che faccio, cioè c'è un po' di curiosity, c'è un po' di gameplay, c'è un po' di roba, e quindi ci mettiamo questa news, ovvero compagnia aerea giapponese presenta un aereo in stile R2D2. Questa foto che voi state vedendo è di una compagnia aerea giapponese che si chiama ANA. Adesso i simpaticoni che ci aggiungono dopo due lettere sono proprio dei simpaticoni. Comunque sia, hanno dato via il progetto 5 anni, con protagonista una saga che in questi giorni è proprio sulla bocca di tutti, e qua proprio siamo in perfetto tema col titolo della compagnia, che tra l'altro se sostituite l'ultima voce, vabbè, lasciamo stare. Parliamo ovviamente di Star Wars, fa parlare di sé non solo per il nuovo film, ovvero il risveglio della forza, ma anche per l'atteso videogioco Star Wars Battlefront. Proprio Star Wars in questo è l'anno di Star Wars, e il film è il gioco. Oh mio, io ho appena capito una cosa: lo scorso Battlefront era uscito in concomitanza di un film di Star Wars, questo Battlefront esce in concomitanza di un altro film di Star Wars. Quindi è colpa degli Illuminati, è colpa degli Illuminati. Il progetto di ANA prevede un restyling completo di un aereo 7879 Dreamline, modificato in modo da ricordare il popolare robot R2D2, oppure C1P8 nella versione italiana della prima trilogia, perché hanno cambiato i titoli non si sa. Anche il logo di Star Wars è presente e ben visibile sulla fiancata del velivolo, che dovrebbe volare su rotte internazionali a partire dall'autunno. Adesso, vabbè, sì, ce lo ricorda. Sì, Lady B. Ma perché? Perché? Però si parla che ci faranno anche altri aerei basati su Star Wars. Adesso vamos a capire e vediamo cos'altro tirano fuori. Comunque sia, trovate un sacco di informazioni su Google. Comunque sia, la puntata di oggi di Frank News finisce qua. Io spero che vi sia piaciuta. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace, perché il mi piace è importante. Ricordatelo di lasciarlo, perché se no poi le cose si finiscono male. Quindi lasciate il mi piace. E addirittura, se non siete iscritti al canale e dopo aver visto questo video non siete ancora convinti, avete due opzioni. La prima è esplodere male perché non vi siete iscritti. La seconda è tentare di iscrivervi. Come? Beh, andate sul canale e trovate i più bei
bei video, le più belle cose le trovate lì. Proprio, cioè, ogni video è bello. Ogni video è simpatico, è curioso. Ma comunque sia, noi ci vediamo però giovedì per un'altra puntata di Frank News. E domani però con un altro video alle 14:30. Come sempre, dritto per dritto.